Ciao ragazze, eccovi finalmente con un nuovo video e con un nuovo look di capelli. Fatemi sapere se vi piace, io mi ci devo un attimino ancora abituare. Passiamo al video e ringrazio Julia Watson per avermi taggata in questa video challenge lanciata da Rimmel London. Veniamo dunque a questa sfida. Come posso immaginare, ma sicuramente sarà così, tutte le donne, perché io in primis le sogno, amiamo le ciglia voluminose e incurvate. Però è anche vero che, a meno che madre natura non sia stata clemente con noi, questo risultato è difficilmente ottenibile senza l'utilizzo del piegaciglia. Però questo aggeggio, chiamiamolo così, è visto ancora con un po' di diffidenza, perché molte persone, diciamo, lo guardano un po' così. È anche vero che comunque il piegaciglia non è un attrezzo facilissimo da usare se siete alle prime armi o comunque la mattina se siete di fretta non è consigliabile l'utilizzo, anche perché comunque potete anche spezzare le vostre ciglia. Quindi una soluzione a questo problema potrebbe essere l'utilizzo di un buon mascara incurvante e volumizzante. E veniamo dunque a questa sfida e a questa video challenge, dove appunto grazie al Super Curler 24 ore della Rimmel London dobbiamo testare e vedere se le nostre ciglia, senza l'utilizzo del piegaciglia, grazie a questo mascara riusciranno ad essere volumizzate e incurvate, proprio perché questo mascara promette di avere le ciglia incurvate e volumizzate per 24 ore, perché all'interno la sua formula contiene dei polimeri incurvanti che dovrebbero appunto aiutare le nostre ciglia ad avere questo effetto. E tra l'altro ha uno scovolino molto molto particolare che, grazie alla sua forma e a queste fibre, riesce a prendere le ciglia dalla base fino alle punte senza creare grumi. Passiamo quindi al tutorial, mettere alla prova questo mascara e speriamo di riuscire finalmente a dire bye bye piegaciglia. Se questo mascara effettivamente ci darà questo effetto, diciamo che l'utilizzo del piegaciglio può anche essere uno step in più che possiamo evitare. Io vi lascio al tutorial, ho già realizzato la mia base e ho applicato il rossetto, come potete vedere, e se volete sapere che prodotti ho utilizzato trovate tutti i prodotti scritti giù nell'info box. Vi lascio appunto al tutorial, ci vediamo subito dopo. E realizzo questo make up molto semplice e portabile sia di giorno che di sera. Inizio stendendo la Scandalize numero 02 sulla mia palpebra mobile. La sfumo con le dita per creare una base per il make up. Vado ora a utilizzare la palette Glam Highs 002 Brixton Brown e utilizzo il colore numero 5, creando così punti luce sotto l'arcata sopraccigliare e nell'angolo interno dell'occhio. Della stessa palette vado a prelevare l'ombretto numero 3, lo applico nella mia piega per creare una sfumatura ampia ma leggera. Con l'ombretto numero 5 invece vado a definire la mia piega dandole profondità ed intensità. Con un pennello da sfumatura ampio vado a sfumare l'ombretto che abbiamo appena applicato, rendendo il tutto più omogeneo possibile. Con un mix del numero 5 e del numero 3 intensifico l'angolo esterno del mio occhio per creare quest'occhio un po' allungato e intenso. Applico la matita Exaggerate Waterproof 263 Starling Black sia nella rima interna superiore che inferiore. Applichiamo anche nella rima ciliare inferiore e la sfumiamo con un pennello penna. Facciamo ora l'Exaggerate, ma questa volta a un eyeliner, sempre nella colorazione nera, e andiamo a realizzare una linea di eyeliner con una codina molto lunga per creare questo effetto occhio da gatta. E finalmente ecco il protagonista di questa challenge, il Super Curler 24 ore mascara della Rimmel London. Questo scovolino molto particolare con una curva rivolta verso l'alto deve essere utilizzato in due modi, quindi passiamo all'applicazione, quindi al primo step. Rivolgiamo la curva del nostro scovolino verso il basso e andiamo a pettinare le ciglia nella parte superiore, quindi dalla base fino alle punte.
Come secondo step invece rivolgiamo la curva verso l'alto, poggiamo lo scovolino alla base delle nostre ciglia e con movimento zigzag pettiniamo le nostre ciglia verso l'alto. Vi consiglio di chiudere la palpebra mentre effettuate questo movimento in modo tale da far penetrare bene il prodotto nelle ciglia. E questo è il risultato finale. Come vedete me le allungate tantissimo avendo comunque delle ciglia naturali abbastanza corte. Ho testato il mascara per tutta la giornata, devo dire che le ciglia sono rimaste così come quando l'avevo applicato, infatti non si è sbiotolato, è rimasto intatto, le ciglia sono rimaste nella stessa posizione. Io devo dire che sono rimasta molto entusiasta del risultato di questo mascara, mi piace davvero un sacco. Fatemi sapere se anche voi avete provato questo mascara e come vi ci siete trovate, e se lo acquisterete in futuro mi farebbe piacere vedere magari qualche foto vostra su Instagram. Ricordatevi però di mettere l'hashtag #ByeByePiegaCiglia in modo tale che possano essere tutte quante riunite, e sono davvero curiosa di capire se poi effettivamente questo effetto qui è ottenibile su tutti i tipi di ciglia, soprattutto quelle molto molto corte, quindi sarei davvero curiosa di vedere l'effetto anche su delle ciglia un po' più critiche, diciamo così. E niente, io spero che questo video vi sia stato utile, voglio taggare per la prossima video challenge Vanessa Magico Trucco. Un bacio Vane, non vedo l'ora di vedere l'effetto di questo mascara su di te, e io spero appunto che il video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!